come granello di senape. Il commento al Vangelo. Una donna impastato di notte crescerà e ti verrà pane benefico nel forno del mio Signore. Si è lodato Gesù Cristo. In questa seconda domenica di Quaresima ascoltiamo, cari fratelli, il brano della trasfigurazione di Gesù. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li condusse su un alto monte in disparte, loro soli. Fu trasfigurato davanti a loro e le sue vesti divennero splendide, bianchissime. Nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderle così bianche. E apparve loro Elia con Mosè e conversavano con Gesù. Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: «Rabbì, è bello per noi essere qui. Facciamo 3 capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia». Non sapeva infatti che cosa dire, perché erano spaventati. Venne una nube che li coprì con la sua ombra, e dalla nube uscì una voce: «Questo è il figlio mio, l'amato, ascoltatelo». E improvvisamente, guardandosi attorno, non videro più nessuno se non Gesù solo con loro. Mentre scendevano dal monte, ordinò loro di non raccontare ad alcuno ciò che avevano visto, se non dopo che il figlio dell'uomo fosse risorto dai morti. Ed essi tennero fra loro la cosa, chiedendosi che cosa volesse dire risorgere dai morti. Questo brano del Vangelo, che tutti certamente noi conosciamo, cari fratelli, ci serva nella crescita, nel cammino spirituale, in questo percorso quaresimale per condurci alla Santa Pasqua. È un invito anche ad ascoltare di più la parola del Signore. Noi che siamo facili a credere alle parole degli uomini, mentre tanto difficili a credere nella parola di Dio. Chiediamoci: che cos'è la fede? È un atto di fiducia in Dio, prima di tutto, certamente. È questo abbandono, trovare la sicurezza nella sua parola. Infatti, chi è che può garantire più di ogni altro in questa certezza che solo Dio può darci, la verità di una parola, la verità di una promessa, di una notizia? Penso in questo momento ad Abramo, nostro padre, nella fede, giustamente dice l'autore della lettera agli Ebrei. La storia di Abramo, un po' tutti la conosciamo, è una storia di fede. Abramo è un vero credente, la sua vita parla al cuore di tutti noi credenti. Dio gli fa capire che cerca in lui una collaborazione, Dio gli fa una promessa e Abramo scommette tutto su Dio. E Abramo anche trova la forza per superare le prove nel momento del sacrificio del proprio figlio Isacco, nostro padre nella fede. Ma anche il Vangelo di oggi, a mio avviso, insiste sulla fede. Però la fede adesso è in rapporto a Cristo, perché è Lui l'oggetto della fede. Ma in che modo, noi ci chiediamo? Gesù vive nel mondo, percorre una via di umiltà, di povertà, di pazienza, di sacrificio. È ciò che ci scandalizza, forse. Non viene trionfante Gesù. La sua vita la conosciamo, il Vangelo ce lo testimonia, ci descrive il modo come Gesù ha vissuto, soprattutto la sua vita pubblica. Accetta le persecuzioni, annunzia anche agli apostoli la sua passione. Ed è questa, è una strada che esige fede. Ma gli apostoli non erano ancora pronti.
ed entravano in crisi ogni qualvolta Gesù faceva questi annunzi della sua prossima passione. E Pietro a un certo momento sappiamo che si ribella, e Gesù che fa? Lo rimprovera per aiutarlo a crescere. Quando Pietro dirà non si amai, Gesù gli dirà mettiti dietro a me, perché tu non pensi secondo Dio, tu pensi secondo Satana. Gesù prepara allora con questo brano del Vangelo della Trasfigurazione, guardate fratelli, prepara gli apostoli allo scandalo della sua passione. La pazienza di Dio è sempre uno scandalo per l'uomo. Anche oggi, di fronte al male, quanti interrogativi si fanno su Dio, sulla sua presenza, sul suo intervento. Dov'è Dio? Dio è lì con quella persona che sta soffrendo, con quegli innocenti, con quei morti, in quelle stragi, a soffrire con noi. Ecco perché Gesù un giorno allora chiama tre dei suoi apostoli, il Vangelo odierno, Pietro, Giacomo e Giovanni, nel silenzio del Tabor, e sale questa montagna e improvvisamente fa brillare davanti ai loro occhi la gloria di Dio, cioè la sua divinità nascosta, si rivela per quello che lui effettivamente è. Quasi a dire e a dirci a noi oggi, state tranquilli, fidatevi di Dio. E sotto la terra il seme sembra morto, invece ha dentro di sé lo splendore del fiore. Si tratta solo di attendere la sua ora. Così è per Cristo. Ma cari fratelli, così anche per la Chiesa, per ciascuno di noi. Fidiamoci di Dio. Potranno uccidere i credenti, soffrire persecuzioni, che la parola del Vangelo anche sia incomprensibile, calunniata da tanti, questa parola del Signore. Ma questo è soltanto il prezzo di un breve inverno. A primavera il giusto perseguitato sarà il vincitore. Per capire questo discorso ci vuole fede. Ecco perché dicevo che questo brano del Vangelo ci invita a rafforzare, a chiedere al Signore di crescere nella fede. Aumenta, Signore, la mia fede. Cristo risorto è già una prova vivente della verità della sua parola, e noi ci sentiamo già dentro la primavera del mondo, ma restano sempre queste zone di ombra nelle quali solo la fede permette di camminare, solo la fede permette di vedere lontano. Signore, diceva Pietro in questo brano del Vangelo, Signore, restiamo qui, facciamo tre tende. Viene da pensare, certo, era comodo per Pietro rimanere in quella situazione paradisiaca. Dietro queste parole, però, che cosa si avverte? C'è il rifiuto di combattere, il rifiuto di camminare, di soffrire, quindi il rifiuto di vivere. E invece Gesù, scendiamo a valle a riprendere la nostra vita quotidiana. Pietro vuole fermarsi, non vuole più scendere a valle. Signore, facciamo tre tende, una per te, una per Mosè, una per Elia, e lui e gli altri due apostoli a contemplare. Dio si ama, cari fratelli, camminando nella fatica, lavorando nel quotidiano, soffrendo e morendo se necessario. Questo è il figlio mio diletto, il messaggio che il Padre dà dall'alto monte del Tabor. Ascoltatelo, cioè
fatevi condurre da Lui fino al Calvario, abbiate fede. Il terzo giorno risorgerà. Dio vince come vince l'amore, ma soffrendo. Ecco l'impegno che dobbiamo prendere in questo tempo di Quaresima, con Gesù, di cui sappiamo che è il vincitore della morte, colui che ha ridato a noi la vita, ci invita a seguirlo nelle strade polverose della nostra esistenza, ma dietro a Lui. Sia lodato Gesù Cristo. Nel tempio del mio Signore.